In un periodo in cui gli irlandesi erano tormentati da terrificanti leggende che le tormentavano i pensieri, i documenti storici parlano di un nobile di nome Abartak, rinomato per il suo governo tirannico. Nonostante la sua statura minuta, aveva una presenza intimidatoria che incuteva timore negli altri, in gran parte attribuibile alla sua reputazione di crudeltà e tirannia. Tuttavia, un giorno, stanchi di sopportare l'opprimente governo di Abartak, gli abitanti del villaggio, sotto la guida di un valoroso capo tribù di nome Catan, iniziarono una ribellione contro il dispotico leader. In una battaglia molto intensa, Catan riuscì a sconfiggere Abartak, dimostrando di essere un guerriero resistente e determinato, nonostante la sua statura relativamente piccola. In linea con le usanze dell'epoca, il malvagio nobile lo seppellì in posizione eretta. Con grande stupore e timore di tutti, Abartak riemerse il giorno seguente, mostrando una crudeltà e una forza ancora maggiori, mentre cercava di vendicarsi di coloro che lo avevano tradito. Catan lo affrontò ancora una volta e ne uscì vittorioso, seppellendolo di nuovo. In questa occasione, però, mutilarono il cadavere del nobile. Ciò nonostante, il monarca malvagio riemerse, perpetuando l'incessante ciclo di morte e rinascita, infliggendo di conseguenza una maledizione al popolo. Sopraffatto dalla disperazione, Catan si rivolse a un druido per chiedere aiuto. Dopo aver raccontato la storia, quest'ultimo presentò un'agghiacciante rivelazione. Abartak aveva trasceso la sua umanità ed era diventato un'entità non morta, un essere maligno che traeva potere dal consumo del sangue dei suoi sudditi. Catan ricevette dall'eremita indicazioni sulle misure necessarie per porre fine al dominio tirannico di Abartak. In particolare, gli fu consigliato di usare una spada ricavata dal legno di tasso, una pianta che simboleggia sia la vita che la morte. Dopo la morte di Abartak, era fondamentale seppellirlo in posizione capovolta e collocare una pietra consistente in cima alla tomba per impedirne la riemersione. Armato di queste informazioni, Catan affrontò Abartak per il loro ultimo incontro. La battaglia fu caratterizzata dalla brutalità e culminò con il trionfo finale di Catan sul tiranno. Utilizzando una spada di tasso, Catan trafisse abilmente il cuore della creatura maledetta, assicurandosi così la vittoria. Il corpo di Abartak fu poi sepolto in posizione capovolta con un'enorme pietra sopra di lui. Gli abitanti del villaggio provarono un senso di sollievo. La maledizione di Abartak era stata finalmente eliminata. Secondo una credenza diffusa, la tomba del vampiro irlandese rimane tuttora aperta, situata sotto un albero vicino alla città di Slagatevrti. Tuttavia, ci sono persone che credono ancora che la maledizione di Abartak non sia stata spezzata. Secondo questa prospettiva, quando un individuo scompare in circostanze misteriose, è possibile che sia rimasto vittima del vampiro irlandese.